Vogliamo incassare nel muro una cassaforte Viro. In questo esempio si è scelto un modello di cassaforte privacy elettronica. Ciò che verrà mostrato è comunque valido per tutti i modelli da murare. La profondità della maggioranza dei modelli Viro è di 20 cm. Alcune nostre versioni sono profonde 15 o 25 cm. Le casseforti profonde 20 cm vanno incassate in muri perimetrali di spessore 30 cm. Prima di effettuare lo scasso nel muro, misuriamo altezza e larghezza della cassaforte. Considerando un'abbondanza di circa 10 cm per parte. Una volta scelta l'altezza da terra alla quale si desidera murare la cassaforte, si può procedere con lo scasso nel muro, tenendo conto che la profondità dell'apertura ricavata deve consentire al frontale della cassaforte di essere posizionato a filo del muro stesso. Preparare quindi un agglomerato con cemento di buona qualità miscelato a sabbia in parti uguali. Cementare la parte inferiore dello scasso, riempiendo con mattoni eventuali vuoti all'interno del muro, fino a realizzare una base d'appoggio stabile per la cassaforte. Proteggere il frontale della cassaforte con una pellicola plastica e fissarla da ogni lato con un nastro adesivo. Per ottenere una maggiore resistenza agli eventuali tentativi di scasso, è consigliabile inserire dei tondini di acciaio nelle alette posteriori ripiegate, cominciando dalla base. E proseguendo con i lati verticali. Verificare ora che la cassaforte sia in piano ed orientata in modo corretto, ovvero non capovolta. Prima di completare la muratura, posizionare l'ultimo tondino di acciaio nell'aletta superiore della cassaforte, poi cementarlo come già fatto con gli altri in precedenza. Al termine dell'installazione, rimuovere la pellicola plastica protettiva e lasciare lo sportello aperto per un paio di giorni per evitare che il cemento fresco crei condensa all'interno della cassaforte. Grazie per l'attenzione.